farina del Giappone trovi i piattini d'argento in terra. No, qua è chiuso. Non lo puoi prendere? Mi sono lamentato, loro me l'ha dato uno d'oro. Ok. Parlando con Claudio, perché io avrei voluto fare il secondario adesso, ma dalla musica, quando fa la musica così, vuol dire che bisogna andare per forza a fare la principale. Perché non è una musica del tipo che siamo inseguiti, roba del genere. Bisogna per forza fare la principale, quindi andiamo avanti a fare questo un attimo. Questo è il posto che, che lei mi ha detto di cercare. Vabbè, diciamo che è anche stata ferita e dissanguata, quindi ci volendo ci sta. L'abbiamo detto contemporaneamente. Diavolo sei tu? Io sono Kiryu, ma... come se ci fosse un differente delinquente ogni settimana. Presumo che si riferisca a gente che va a chiedergli pizza, no? Si vede che continuano a cambiare, boh. Vediamo. Loro gli ha like. Veramente, usa un linguaggio difficile. Boh, ti dico quello che dico agli altri, mi sa. E mi sa che vuol dire quello, tipo, ti dico quello che dice agli altri, non posso pagare quello che non posso pagare. Ah sì, oppure sì, giusto, manda chi vuoi, ma non, appunto, non posso pagare quello che non posso pagare. Sì. È il denaro della protezione che chiedi, giusto? Allora, tu conosci una donna chiamata Kaoru Sayama? Kaoru, che è successo? È stata ferita. Qua, poi oltre a complicare la cosa, è che qua hanno fatto i dialoghi tutti proprio solo quando serve. Cioè, quindi escono frasine brevissime che spariscono immediatamente. Dov'è lei? Lasciata nella macchina. Ok, quindi porta il tuo sederino indietro e portala qua. Poteva farlo subito. Devo andare anche ad aprire questo affare. Mezz'ora per partire. Bella che pugno.
Ok, quello è un pugno. Allora. Allora, la vita di Sayama scende nel tempo man mano che tu vai per la città, insomma. Correre addosso alle persone pure fa crescere, cioè fa decrescere la vita. Bisogna stare, praticamente bisogna stare attenti a muoversi. Ah, se sei invece visto da alcune delle dei cittadini che chiacchierano in giro, praticamente tu sei obbligato a sentire quello che stanno dicendo, e quindi insomma bisogna, e quindi perdi tempo prezioso, ovviamente. Vediamo. Ecco. E là. Allora, lei è ferita più di quanto pensassi. Se non faccio in fretta. Quindi dobbiamo stare attenti a non picchiare dentro nessuno. La gente sta appunto chiedendosi se non è sangue, se non sta perdendo sangue. È stato un assassino. Bla bla bla. Bella. E così tanto sangue. E arriviamo là con un millimetro di vita. Via. E poi questa qua la salverebbe. Come fa? Spostatevi! Non ce la faccio, eh. Posso camminare, ma va più velocemente, mi sembra di capire. Cioè, posso correre un attimo. Ok. Dov'è che vuoi che te la metto? Ok, metterla qua sul divano, penso, vediamo. Sì. Perché dice, sono sicuro. Io sono sicuro che deve essere nella via qui. Ah, ok, sono sicuro che sarei solo d'entralcio qui. Ok, guarderò più tardi. Vabbè, questi qua, vabbè, meniamone un attimo. Poi guardiamo i punti, magari. Adesso un po' più Yakuza. La nostra affidata bicicletta. Ok, ti ringrazio. 85.000, perché poi tra l'altro ci servono anche un po' di soldi, quindi è meglio intervenire un attimo. Anzi, dovremmo anche andare. Ma queste cose qua che sono consumate. Ah, okay, drop. Non si possono riparare, no? Magari una cosa che hanno introdotto adesso, ma non credo. Allora, siamo anche appunto assolutamente a corto di queste cose. No, l'elite non ci serve. Quindi andiamo al negozietto qua, no, dove che era? Qua in sopra. No, sì. Indubbiamente le trovi dappertutto, però.
Magari invece avevano anche introdotto questa cosa, perché magari metti che trovavi delle armi con più durata, no? Più forti. Io ancora non... Me lo sai spiegare la meccanica del... A parte che se non siamo carica, ma... Perché il discorso della Y sembra così randomico? Vedi che non mi esce, non mi esce, guarda, non mi esce. Non mi esce. Qual è il discorso? Hai un motivo tu. Cioè, sono carico, ma la Y esce quasi sicuramente solo quando ho in mano un'arma. Allora in quel caso riesce. Che adesso niente da fare. Aspetta. Non ti esce perché non hai nessuna... Come no? Scusa. Ma questo faceva anche Kiwami 1, eh? Eppure avevamo tutte le abilità necessarie. Anche perché di solito quando tu fai il grab è proprio il... Quando tu lo prendi, di solito se sei carico puoi premere Y. Andiamo hit action. Quindi questi sono sempre... Ok, qua ci sono tutti collegati all'Y. Vediamo se c'è... con la chitarra. Grab devi essere per forza vicino a un muro. Ok. Non se no fai le azioni di solito che consumano la barra azione, cioè la barra calore, no? Quindi non è collegato all'Y, ma sono comunque cose che... Ci sono delle azioni particolari che comunque fanno parte di questi, che comunque consumano barra calore. Però vediamo un attimo. Questo qui, eccolo qua, questo qui con le tizie che abbiamo trovato. Questo è il chitarrista e questo è la... sadismo. Nel senso è sadismo. Consumano un botto. Cioè vogliono un botto di punti. Ok, questo invece... Quindi queste qui ce le abbiamo? No? Sì, ce le abbiamo già queste, tutte queste allora. Ma perché me le fa vedere così? Così per vedere che esistono? Vedi qua, wall crash. Stand crash invece. Ok. Questo è proprio un muro, questo invece è per esempio una cosa più bassa, una barriera più bassa. Pure contro l'oggetto, contro la ringhiera, quindi ce le abbiamo già queste, infatti sono segnalate probabilmente per far vedere this location. Cosa che usa un'arma a una mano, vabbè. Tonfa, c'è anche i tonfa. Un attimo, pulcisimo. Ma come si fa? E per cambiare categoria? Ah, sempre X. Ok, learned. Vedi, questi qua tutti imparati. All. Questi qui sono acquistabili. Questo qua cos'è? Para un attacco da uno che ha un oggetto. Poi gli prende l'arma e fa un attacco devastante. Pure con la spada. Ok, questi qui sono quelli che dicevo, quello che dicevo io sostanzialmente. Cioè questi non sei armato. Non sei tu l'armato. E lui l'armato e tu gliela prendi praticamente. Lo sbatti via e gli prendi l'arma. Questo invece... idem.
Ok, sono tutti interessanti, ma sono un pochino costosi. Questo qua mi interessa sicuramente. Allora, vediamo un attimo invece cosa abbiamo qua. Questo è un attacco che... Da accovacciato praticamente. Direttamente da accovacciato. Questo. Cioè, questo quando premo B quando ho dato un colpo tipo quella sulla faccia finale. Ricordarselo. Questo invece. Questo è ok, questo sembra interessante. Evasion Strike. Mi piace perché mi dice acquistabili, ma poi ci sono questi qui in grigio, quindi... Questo aumenta il danno delle armi, e non è male. Dici che sono bassa, ancora bassa questa. Infatti... Possiamo alzare questo. Direi che... quindi maxiamo questo. E a questo punto... Perché si blocca, punto domanda. Allora, devi prima imparare... questo qua, limite del livello 1. Come si fa a impararlo? Ah, quando arriviamo a 160. Ok. Quindi niente, insomma, mettiamo i danni. Mettiamone tutti al massimo questi, che tanto sono sicuramente le cose più... Questo tecnicamente possiamo farlo. Quindi abbiamo ulteriormente gradini. Vabbè, adesso mettiamo questo. Questa è la lunghezza della barra a calore, lo vediamo sopra. Ok, però questo è bloccato, questo è bloccato. Okay. Possiamo incrementare questo ancora in realtà. Andiamo, vabbè, facciamo così, ok, comunque adesso è un po' più chiara la faccenda. Allora, diciamo, andiamo a prendere queste medicine. Adesso poi noi avevamo messo il punto. Ma vedo che non... Vabbè, se non sbaglio, avevamo messo anche... Dov'è? Life skill. Com'è che funziona questa cosa? Sulla minimappa non vedo niente. Questo era appunto di trovare... Aveva un istinto di trovare chi aveva bisogno di aiuto. E quindi le side quest. Ma spostiamo anche aumentare questo. Questo richiede... Polylance. Potremmo incrementare la resistenza quando corriamo. Però questo com'è che funziona? Il triangolo sopra la testa è NPC. Però non ne vediamo comunque dalla mappa, questo che intendo dire. Cos'è questo? Ehi, sono Daigo. Come vanno le cose da te? Siamo a posto per ora. Il presidente Goda è con me. E noi stiamo andando a Camuroccio in macchina. Bene. Com'è che stai? Vabbè, com'è che stai te? Ce la faccio.
sono stato costruito come un camion, come te, ma posso ancora prendere dei pugni, insomma. Ok, buono a sapersi. Questa alleanza è nelle tue mani ora. Sì, lo so, a più tardi, quindi. Vabbè. Sì, questo. Ma lo facevamo, mi sembra che in Judgment. Ma perché Claudio dice che ha più senso per curarsi in generale, chiaramente mangiare, perché dà punti di esperienza. Queste servono più che altro per i combattimenti alla fine. Per ora abbiamo solo i ZZ. Questo invece è la cosa. Il Tauriner, cosa che faceva? Il Tauriner è ovviamente solo la barra calore. E la stamina non fa tutte e due, ovviamente, però 10.000 non ci penso nemmeno. Tanto andiamo ancora avanti con queste. 9.000, 12.000, 18.000, 24.000. Ma c'è un limite nel. Non c'è più un limite per. Ah, forse. Aspetta un attimo. Ecco qua, il limite qua, sì, 10. Ok. Quindi quando arrivavamo a 10 lui ci bloccava, ovviamente. Vabbè, allora, boh, andiamo in giro. Vediamo se troviamo qualcosa. Là c'è uno che viene pestato. Vabbè. Cos'è questa roba? Particolare. Una specie di miniera praticamente. So, andiamo in giro, vediamo se troviamo queste secondarie. Non solo gente da pestare. Qui c'è una. No? Allora, togliamo adesso il coso qua. Non lo toglie in automatico. Un'altra chiamata. Ok, sono io. Quello di Aoi, insomma. Ok, come sta? Si è calmata finalmente. La medicina sta facendo il suo lavoro. Così lei sta facendo un sonnellino. Questo va bene. In ogni caso, okay, mi dispiace disturbarti, ma che ne pensi di andare a prendere un po' di altre bende? Dolcezza, sugar. Ok, io non posso, insomma, e se queste ferite, insomma, si riaprono ancora, ok, non c'è problema. Vado a prendere, dove andiamo a prendere poi? Vabbè, tu sei una bambolina. Tu sei un bambolotto. Ma, vabbè, ci sentiamo presto. In realtà non credo che ci sia urgenza, ma dov'è che dovremmo andarlo a prendere, scusa? Aspetta, qua mi segnala qualcosa adesso. Oh, Archisciotte. Archisciotte, ok, me lo dici. Me l'ha detto anche lui. Vediamo qua dentro cosa c'è. E fermati, ladro. Ok, dice, pensi che puoi toccare la mia bambina e andartene così? Qual bambina? Stai calmo, mi roto. Probabilmente lui non voleva. Ma di chi sta parlando? Della tizia in abiti sadomaso? No, non sto calmo. Ho visto questo tizio toccare la mia dolce Katie. Ma forse parla della macchina, boh. E io appunto non posso lasciar perdere. Matto per Katie. Ma stai parlando della macchina? Naturalmente. Praticamente ho dato la cera con la migliore cera che potevo comprare.
tu hai appena piccato contro. Ci hai appena messo le mani sopra. Tu pensi che Katie non meriti tutto quel denaro? Quindi ora hai fatto piangere Katie, stronzo. Come ci si sente a sentirsi così stronzi? Allora, che c'è, Katie? Tu sei triste perché questo folle ti ha sporcato? Qui. Shh. Il tuo grande paparino Hiro ti farà stare meglio. C'è la scena in cui lo schiantiamo contro la portiera, sfondiamo la portiera, sfondiamo il vetro della portiera. Sarebbe perfetto. Tu pagherai per aver spezzato il cuore alla mia bambina. Kaz, dammi una mano qui. Ah, no, ok, non da solo. Ok, ma Hiroto, noi graffieremo l'auto se iniziamo un combattimento qui. Silenzio. Nessuno può mettere un dito sulla mia macchina, sulla mia Katie e andarsene. Allora, praticamente c'è scritto il nome è Il Nature, cioè praticamente uomo dal carattere malato, dalla natura malata. In effetti. Ecco, non avevamo fatto il tempo ad andare a mangiare, in effetti. Ok, qui c'è appunto un muro. E vabbè, tanto non abbiamo fatto un cazzo. Vediamo se non riusciamo a non usare la medicina, che così andiamo a mangiare le te. E qua ci serviva quello della spada. L'Y con la spada. Hiroto. Anche qua bisogna ricordarsi che se avevo quel B probabilmente lo prendeva su. Che quello è un finish blow. Colpo finale, anche se non è morto, ma la tipologia è quella, in teoria entrava. Anche perché se muore non puoi raccoglierlo, credo. No? Ho ragione, giusto? Quello era un finish blow alla fine con l'Y. Qualcuno chiami l'ambulanza. Vi prego. Scusaci per tutto questo. Hiroto, insomma, diventa un folle quando si tratta della sua macchina. Magari questo gli farò pensare due volte prima di iniziare a fare a pugni. Fammi scusare per questo. 20.000 yen. Vabbè. Ok. Anche questo è molto strano perché dice: sembra che tu abbia le mani piene o le mani occupate a tenere lui sulla retta, in linea, in riga. Buona fortuna con questo. Però noi italiani non lo diremmo così. Sì, diremmo hai il tuo bel da fare. È come per esempio, ieri stavo guardando un telefilm e nel telefilm a un certo punto ho spento la luce e dicevo non vedo un tubo. Ed era un film americano. Ma quella è un'espressione italiana, perché non credo che in americano dicono non vedo un tubo, diranno qualcos'altro, no? Guarda che noi diciamo anche non vedo una mazza. Ok. Beh. È finito con questo bullismo? Forse tu dovresti prenderti una pausa. Cosa è successo? Cos'è che bello che ti... Non è finita qua, eh. Sì, appunto, I don't see a tube... Se non vedo un tubo, non credo che lo direbbero, no? I don't see nothing, per esempio, non vedo niente. Beh, non...
Anche perché tra l'altro sarebbe da cercare, in realtà la cosa mi ha incuriosito perché sarebbe da cercare anche per noi, perché si dice non vedo un tubo. Cosa vuol dire non vedo un tubo? Un tubo di che tipo? Quindi sicuramente anche la nostra è un'espressione che chissà che boh, sarebbe da cercare, vedere se qualcuno ha stabilito un'origine, ma ce ne sono un sacco, solo che adesso non mi vengono in mente. Ah no, ok. Sta parlando col Katie e dici tu pensi che io sono un perdente, insomma, mi dispiace, baby. Sarò un... insomma, il tuo paparino sarà un uomo migliore da qui in poi. Okay, dacci... insomma, give me a rest. Dai tregua. Ok, aspetta un attimo. Allora, ho cambiato qualcosa qua, possiamo prendere qualcosa. Qua sì. I prossimi, possiamo aumentare ancora di uno. Però adesso appunto andiamo a vedere qualcosa da mangiare. Ok, questi qui in verde sono sempre appunto le... tra l'altro hai segnato, ok. No, in realtà non è il Don Quixote, vedi? È proprio la farmacia. Sì. Sembrava strano, eh. Allora, noi siamo... Ecco la nostra fecciolina, eccola qua. La nostra fecciolina, lo ripeto, se lo facevano che lampeggiava, se lo facevano di un altro colore sarebbe stato meglio. Comunque c'è proprio un cibo qua.